Come on. You know why? Because we're so Buongiorno figlioli e figliuole, benvenuti a un altro Musou Live. Come state? Spero meglio di me.
Perché oggi ho già avuto i miei bei problemi di beghe tecniche, perché ieri non è bastata la PlayStation 5, grazie per l'iscrizione intanto Vajvix durante la sigla dello spappolatore adesso, ma ho avuto problemi anche col PC oggi, quindi sono partito in leggero anticipo per raccontarvi le mie fantastiche vicissitudini giornaliere. Col PC che, non mi, che ha smesso di andare in internet, l'ho riavviato e non entrava più in Windows dopo non so come mai, perché ho dovuto fare fondamentalmente il ripristino allo stato precedente di Windows, perché a quanto pare l'aggiornamento me l'ha fottuto. Nei prossimi giorni probabilmente lo porterò da dei tecnici per andare a dare un'occhiata, perché questo tipo di problematiche me l'ha già date negli ultimi mesi. Pareva fosse la polvere, ma evidentemente non era quello. Grazie Drafon per l'iscrizione. Quindi dovrò fare un check anche al PC e credo sia il giusto momento per fargli un upgrade. Il problema, come sempre, è che non si trova né una 3070 né una 3080 a pagarla oro, a peso d'oro. Quindi, boh, vedremo cosa riuscirò a fare, ragazzi. Vorrei appunto aspettare la serie 30 prima di un upgrade vero. Ma oggi, comunque, dopo che sono riuscito a sistemare questa minchiata. Il gioco è Hyrule Warriors Age of Calamity, che è, come ben sapete, un Musou. Un Musou che sembrava già quando l'avevo provato un bel po' più intelligente rispetto agli altri Musou, perché se non altro ha la possibilità di reindirizzare i tuoi compagni nelle varie zone, che ho trovato molto brillante e risolveva uno dei problemi più gravi dei Musou, cioè il posizionamento rincoglionito dell'intelligenza artificiale, anche se bisogna vedere l'effettiva efficacia. Ma a livello di gameplay è un po' più elaborato a livello di manovre, ma è sempre comunque quella roba lì. Il problema grave era il frame rate, ragazzi. Il frame rate era un problema gravissimo. Tra l'altro posso continuare da dove l'avevo mollato l'altra volta, perché mi tiene i salvataggi della demo, che era anche abbastanza massiccia. Mi ha regalato anche una spada di legno della recluta perché ho giocato alla demo. L'antico laboratorio di corte, piana di Hyrule. La spada che mantiene la luce? No, qua mi servono dei certificati. Queste sono secondarie? O è la prima? No, questa è la prima battaglia. Questa invece è la battaglia è la seconda battaglia. Comunque, battaglie, sì. Capitolo 1, battaglia della piana di Hyrule completata. L'antico laboratorio di corte invece è la seconda, infatti, immaginavo. Pare che il gioco abbia svariati personaggi, appunto. Per il momento ho Impa e Link. Ripeto, la cosa che voglio. Ah, minchia, ma la spada di legno del recluta in realtà non fa neanche così schifo. Me la terrò. 10% di probabilità di parata automatica. Non so quale sia meglio delle due, ma per il momento ci teniamo questa, dai. Vediamo se ho anche l'equipaggiamento. Elmo Ilia? Sì, ce l'ho. Invece Impa cosa può mettere? Impa ha solo lo spadino calbarico che fa un po' cacare. Grazie per l'iscrizione, Jashu. Come dicevo, strutturalmente non è un Musou peggiore degli altri, anzi credo che sia sensibilmente migliore degli altri, ma il frame rate era un problema molto molto greve, ragazzi, perché un action, anche se semplificato, con un frame rate di merda è comunque una roba, cioè è una roba ancora peggiore. Quindi proviamo a vedere se la versione completa ha un frame rate migliore della demo, non che ci voglia molto. Tra l'altro lo sto giocando, grazie per l'iscrizione Drugovic, lo sto giocando docked. Quindi, boh, vediamo. Alla volta del centro di ricerca dove Pruna li attende. Tuttavia. Ciao Carnage. Grazie per l'iscrizione Traffi. Un botto di iscrizioni oggi pomeriggio, ragazzi. Stasera c'è anche il chiacchiere, quindi andate sereni. Poi monterò anche la puntata 3 del Pregenza Dice. Ieri notte non avevo la forza, ragazzi. Perché le prime due le ho montate riducendo il mio sonno a veramente poche ore, cosa che non fa bene. Soprattutto se vi allenate, non fa bene. Stanotte ho voluto farmi una dormita. Perché poi il gioco, da un punto di vista puramente tecnico, si vede che comunque li ha seguiti Nintendo, perché è molto bello, cioè almeno i personaggi sono chiaramente molto molto belli. Le mappe, vabbè, le mappe sono quelle solite, però in generale è un po' più carino rispetto agli altri Musou che ci sono in giro. Poi al solito l'intelligenza artificiale è imbarazzante. Grazie per l'iscrizione, Barshaka.
Lo so, Larry, che è difficile, il gioco magari è un po' più skillato, ma il punto è che comunque il sistema rimane quello che è, cioè anche se i nemici fanno tanto danno e sono più resistenti e più aggressivi, il sistema di combattimento rimane comunque estremamente basilare nelle manovre. Certo, hai tanti personaggi, hai tante mosse, hai tante cose fighe da vedere, ma un sistema di combattimento complesso è un'altra roba, ragazzi. Cioè, già solo dal combo system, la risposta difensiva, quello che puoi effettivamente fare. Il problema è che un action elaborato è un action che comunque ti mette di fronte a dei pattern nemici di un certo tipo e che ti permette di approcciarti all'azione in un certo tipo. Gli approcci di un Musou sono volutamente spettacolarizzati, ma non ti danno della grandissima flessibilità. È sempre quello il problema. Pensi che la storia sia un universo alternativo con i viaggi nel tempo, Daniele Boz? Boh, che... Cioè, è un po' come la questione del... Oh, ho sbagliato. Com'è che si attaccava qua? Così? Sì. Ok. Perché mi sono già dimenticato le mosse. La schivata è questa. Si è fatta all'ultimo momento contrattacchi. Qua invece c'erano le bombe. E così lo stendi. Le mosse speciali? No. Com'è che si faceva le mosse speciali? Mi sono dimenticato i comandi, ragazzi, dall'ultima volta. Aspettate. Allora, così. Pa c'è la paravela. Ok. Queste qua sono le combo. Ma c'era un altro. Un tasto. Questo qua è l'arco. L'arco tra l'altro rallenta il tempo come in Breath of the Wild, ragazzi, se saltate. Potete saltare sui muri e fare un salto con la paravela per facilitarvi la vitaccia, eh. Ah, Konama deve avere la barra piena, ok. Però mi ricordavo che c'era un altro menu specifico. No, adesso ho soltanto due gadget. Invece per cambiare personaggio erano queste, sì. Invece Impa c'aveva questo. No, Impa poteva esatto, poteva premere questo per assorbire, per mettere i simboli e poi assorbirli e fare le super mosse. Il framerate mi sembra migliorato però, ragazzi. Sarà la mappa, ma il framerate mi sembra meno tragico dell'ultima volta. Vi dico la verità. Calamitron è R più B. Ah, ok, giusto. Sì, perché loro hanno tutte le armi. No, qua è calato, eh. Mi sembra meno tragico della demo, però. Con Impa il gioco ha chiaramente molte più difficoltà. Ma proprio tante di più. Perché chiaramente ci sono 48 modelli di Impa. Stasis sbloccata. Sbloccata e usata male. Impa è molto spettacolare quando combatte. Fa dei gran numeri. No, è migliorato il framerate. In questa versione è meno peggio dell'altro, senza ombra di dubbio. Cioè, la demo era terrificante. Grazie per l'iscrizione, Eversman. Almeno qua è migliorato il framerate. È molto meglio di prima, ragazzi. Cioè, toccava, secondo me, sotto i 20 FPS a tratti la versione demo. L'hanno, non so se l'hanno patchato, aggiornato, ma è enormemente più godibile. Meno male, meno male. Attacco speciale. Sono i primi stage il problema, Chaos, mi dici? Quindi sono i primi stage a essere un dito. Oh, wow, qua c'è Link. Sono i primi stage quindi ad avere un problema di frame rate. Che cosa strana però, davvero. E tu che cazzo vuoi? Oh. No, con questo qua non serve un cazzo. Bombe. Oh, dove vai?
Combo aereo. Mori. No, non l'avevo giocato questo livello. È molto simile, per carità divina. Ho giocato il primo. Ok, bacchetta del ghiaccio. Infatti puoi usare anche gli oggetti magici se li fotti a quelli giusti. Sì, allora, il framerate comunque non è stabile a 30, ve lo dico molto serenamente. Ma rispetto all'altra volta mi sembra comunque molto migliorato. Potrebbe essere legato effettivamente ai primi stage che magari, con cui magari hanno pisciato fuori dal vaso. Non mi stupirebbe, eh. Allora, bacchetta del ghiaccio. Bam. Sì, quando usi le robe con gli effetti veramente massicci è un disastro. Queste esecuzioni tolgono tantissimo e sono il modo migliore per... Ah, la fai doppia se c'è Impa di fianco. Interessante. Potrebbe essere quello, Chaos Trigale. Che siano... Che sia le... però il punto è Cristo. Cioè, ma proprio il primo livello lo fai con delle... Questo qua è chiaramente un... esatto, un semicorocco. Ha uno strano odore, chissà come mai. Qua invece c'è forziere. Ah, lo posso tirare fuori con... esattamente. Beh, però... esatto, prendi una... Spadino calbarico, sarà migliore di quello che ha adesso Impa. Eccolo qua, il guardiano. Dobbiamo scappare o dobbiamo provare a combattere? Mi sa che dobbiamo scappare. Nuovo obiettivo. Fuggi dal guardiano mentre proteggi Zelda. Che la fai facile, la fai. No, devo proprio evitare lo scontro col guardiano. Non c'è un cazzo da fare. Via 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 via, che questo... alla faccia le cazzo di schivate. Il guardiano te lo mettono proprio a romperti i coglioni, eh. Consiglieresti a chi non ha mai giocato un Musou? Beh ragazzi, dipende da cosa state cercando. Cioè, come tutti i Musou, questo è un action... Oddio, forse l'avevo giocata sista map in realtà, non me l'ha tenuto il salvataggio. Questa non era quella dove dovevi attivare i laser e... sì. L'avevo già giocata, sì. Ecco. Mi sa che l'avevo già giocata. E allora non me l'ha tenuta in memoria. Non mi ha tenuto in memoria il salvataggio per qualche motivo. Madonna. Mi hanno lanciato addosso. Dove cazzo devo andare? Sì, però, allora, come detto, questa mappa l'avevo già fatta ed era quella più atroce di tutte col frame rate. Come ho già detto, la situazione mi sembra leggermente migliorata rispetto all'ultima volta. Dove cazzo devo andare? Di qua, no? Mi frega un cazzo, devo solo riattivare sti cosi. Questo è il piano. Ah, andate via, non mi interessate. Qua. Allora. Sì. Aia.
bombe. Una mela. Ecco qua il frame rate ha proprio fatto ciao. Ho trovato un'urata corazzata, qualunque cosa voglio dire. Dove cazzo è il guardiano? Giù di là. Sì, qua in questa specifica zona, ragazzi, fa una fatica boia. Come l'altra volta. Ma sul fatto che sia rifinito meglio rispetto ai soliti titoli Koei, ragazzi, non ho alcun dubbio, credo. Cioè, anche perché, ripeto, è pur sempre un titolo Koei curato da Nintendo, eh. Allora, di qua ci si può buttare giù. Ma io devo arrivare di là. Non c'è un puntile che mi faciliti la vita. Che cazzo mi sto tuffando? Sì, comunque qua devo... Ok, posso controllare Zelda, che è quella più vicina a questo coso qua. Però non può passare di qua. Com'è che devo fare qua? Ah no, ma Zelda è proprio da in culo ai lupi in realtà. Non c'entra un cazzo. Devo fare tutto un altro giro, andare su di qui. Sì, Zelda era quella più assurda di tutti perché fa queste combo con gli strumenti Sheikah. E poi li può fare reagire in base alle combinazioni. Che è sicuramente una cosa molto divertente, ma è completamente senza senso. E ha come mossa speciale la Polaroid, ragazzi. Non so se vi ricordate. Proviamo così. No, allora. 1, 2, 3. No. Capitano Ilia se n'è andato. Ok. Era a 3 quindi la bomba. No. 1, 2. Bomba. Madonna mia, qua. Male. No, no, allora ragazzi, il frame rate è leggermente migliorato rispetto alla demo, ma è comunque sempre un disastro. È quello che vi dicevo, ragazzi. Nel senso, non è che non sia tutto spettacolarizzato e molto divertente. Oddio, molto divertente. Cioè, molto spettacolarizzato, ecco, mettiamola così. Il problema è che si parla di un gioco incredibilmente rozzo, come tutti i Musou da un punto di vista puramente sistemico. Pigliati la mossa speciale. Vedete, la Polaroid. La Polaroid fa molto ridere, ma è completamente senza senso. Lei c'ha sta figata che la bomba la può spostare e diventa tipo un minion che lancia bombe. Quindi lei ha i gadget potenziati a tutti gli effetti, però... Che ci sta, nel senso. Braz. D'altronde devi trovare un modo per far combattere Zelda. Oddio, cioè, devi. Lasers. Chissà perché non me l'ha tenuto comunque il save point. Dove cazzo è il l'ultimo guardiano? Là. No. Cosa devo fare?
Ah, devo conquistare la zona prima, ok. Oh. E tu? Ah sì, giusto. Ah, la X è questa. Tra l'altro c'è questa cosa qua che li puoi fondamentalmente colpire solo quando... Questa bomba mi sembra un po' sgra... Questa versione di bomba mi sembra un po' sgravatella, vi dico la verità. Anche perché da quello che, ho, che vedo mi sembra che Zelda sia invulnerabile mentre la usa. Cioè, guarda che cazzo è! Ma cos'è? Ma vi sembra normale? Ma vi sembra normale poter evocare una bomba gigante che evoca centinaia di altre bombe? Non mi sembra... Non lo so, non mi sembra onestissima come abilità, vi devo dire la verità. No, ragazzi, le magagne non sono sistemate, nel senso che il gioco ha meno problemi di frame rate. Dov'è il nemico adesso? Ah, wow. Sono passato a Link solo per prendermi in faccia degli schiaffi di morte. Fastidioso c'ho lo Shamanix, eh? Facciamo che lo staso. Continuo a sbagliare il tasto. Ecco. Vai, vieni giù un attimo. Mori. Sì, comunque mi trovo meglio con Link, nella sua semplicità. Il guardiano è lì comunque. Se vado da Impa. Lo posso attirare. Però non mi ricordo dove lo devo attirare. No, il guardiano è giù. È giù, è giù, è giù. Sì, comunque è vero, ragazzi, il framerate dà problemi in specifiche zone. Cioè, quando sono zone non complesse, piane, senza grossi problemi, anche con tanti nemici, non crea seghe. Quando non è così, ne crea come. Vedete, qua non ha problemi. Va a 30 fps e non crea particolari rotture di cazzo, anche con Impa. Ecco. No, 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 no. Guardiano, mi stai seguendo? Sì, bravo Ciccio. Impa che è Naruto in sto gioco, praticamente. Ho sentito, però Dani, il leak viene sempre dalla solita camgirl, che ultimamente non è che ne abbia azzeccate tantissime, o comunque tutte quelle che ha detto non si sono ancora rivelate, assorbi simbolo. Eccoci qua. Quindi non so se quanto sia affidabile la questione Switch Pro, ti dico la verità. Success. Sconfiggi il guardiano. Basta chiedere. Non mi ha preso. Contrattacco. Ah, super. Sì, comunque Impa rispetto agli altri mi sembra estremamente più forte. Proprio tipo... Di 10 volte, ma va bene. Sì,
Sì, ho visto Project Eve poi, ragazzi, però mi sembra la solita roba che fa molto scena, ma poi di per sé bisogna vedere che concretezza abbia dietro, perché, ripeto, questi sviluppatori molto abili con la Real Engine sono bravi a fare questi trailer molto cazzuti e quant'altro, ma non hanno dietro un team solido o della particolare esperienza di fuori delle animazioni. Non è che sia proprio così facile fare un action game di alto livello, solo perché un trailer magari sembra figo, non vuol dire che poi il gioco di per sé lo sia. Comunque abbiamo rifatto ancora una volta questa missione, stavolta più velocemente dell'altra perché sapevamo già cosa dovevamo fare. Spada del soldato, armi ottenute, lei ha preso un po' di armi buone se non altro. Lei solo merdate. Un po' di... sì, ok. Sì, perché adesso poi si apre la mappa, no? E c'è tutta la questione quella del crafting e altre robe. Sono d'accordo, Anas, nel senso, Switch ha proprio, la forza di Switch sta proprio nel fatto che non ha bisogno di essere più potente delle altre console, perché ormai si è costruita la sua nicchia, e la sua nicchia sono i first party Nintendo, che sono sempre dei giochi eccezionali, e non lo sono per il comparto tecnico, che comunque è sempre molto bello, ma lo sono prevalentemente per la bellezza del gioco in sé, per il design del gioco, non hanno bisogno del graficone allucinato, e per il fatto che è diventata una fantastica piattaforma soprattutto per gli sviluppatori indie che vendono benissimo su Switch e che tutti ormai la usano come la console portable, cioè quella che ti giochi a letto, quella che ti giochi in bagno, quella che ti giochi sui mezzi pubblici, quella che ti giochi in viaggio. Sì, questa parte l'avevo già fatta, compro una e coso che sono due coglioni totali. Ripeto, poi Nintendo ha avuto dei rallentamenti di sviluppo allucinanti legati al coronavirus come tutti gli sviluppatori giapponesi. L'arrivo di una Switch Pro magari renderebbe certi giochi più fluidi, riusciresti a giocare certa roba a 60 fps, non lo so, cioè migliora magari il comparto tecnico di certi titoli, ma non è il comparto tecnico che importa a chi usa Switch. L'importante è che non facciano la cosa che hanno fatto col 3DS, col New 3DS, cioè le esclusive. Se mi esce Switch Pro e tipo Zelda 2 è esclusivo Switch Pro, mi gira il cazzo. Cioè, ad esempio, Breath of the Wild 2 è esclusivo Switch Pro, mi gira il cazzo perché sono costretto a comprare una nuova console per giocarlo. E non è buona sta cosa. Se me la fanno uscire come console migliorata per vendere più hardware va benissimo, però i giochi devono funzionare tutti. Esatto, al massimo la prendono e la mettono per il frame rate per facilitare magari l'arrivo di certi third party, però non lo so, ragazzi, quanto valga la pena. Cioè, per me non ha senso. Ma infatti Zenigata sarebbero dei folli a tagliarsi la base installata della Switch base, perché cazzo, hanno venduto cosa, 50-60 milioni di Switch? 60 milioni di Switch hanno piazzato. E poi non so se avete visto i dati di vendita dei giochi Nintendo, cioè 20 milioni, 22 milioni, 15 milioni, 12 milioni. Ragazzi, Nintendo non sta messa male economicamente, cioè con Switch hanno sfondato, e sacrosanto, perché ragazzi, Switch è una console della Madonna, con dei giochi della Madonna, cioè è una portable della Madonna, poi a livello tecnico è quello che è, per carità, però come portable e ibrida è un'idea brillante, ben applicata, con dei giochi first party eccezionali, perché le sue esclusive, cazzo, c'hai come esclusiva Breath of the Wild, c'hai come esclusiva Mario Odyssey, Fire Emblem e Animal Crossing e tutti questi gioconi qua, che poi, poi hai preso tutte le esclusive belle di Wii U che era andato male, le hai messe migliorate su Switch, quindi su Switch adesso puoi giocare Bayonetta 1, Bayonetta 2, e Wonderful 101, tutti i giochi, Pikmin 3, tutti i giochi belli che c'erano per Wii U ci sono anche su Switch. Ragazzi, il parco giochi di Switch è una cosa da seghe a quattro mani, Ha veramente un parco giochi eccezionale tra giochi vecchi e giochi nuovi, e parlando solo di roba Nintendo... però non è una console che si basa sulla potenza. Astral Chain, sì.
Dracoon, non lo so, sinceramente, dipende, perché comunque sai benissimo che Tecmo Koei non è che siano proprio dei luminari dello sviluppo, quindi è un gioco grosso, pare che duri un botto di ore. Buoni muscoli fanno buone armi. Gilda Fabri, Chiodone, grazie per l'iscrizione, Great Sith Lore. Ripeto, sarebbero dei pazzi a vendere la nuova console con delle esclusive importanti. Fondi armi. Ok. Fondi delle armi per aumentare il livello. No, no, no. Allora, arma da potenziare. Le posso usare tutte come materiale, queste fanno tutte schifo al cazzo. Non mi interessa la parte automatica, sinceramente, ce l'ho già. Fondi. Sì, vediamo come va. Non male. Il crafting c'era nella demo, ragazzi, non mi ricordo. Comunque, Impa credo abbia uno spadino un po' meglio di quello che ha adesso. È arrivata Impa. Efficacia schivata più 5%, danno più 2% con tutti i cuori. No, schivata meglio. Questo è leggermente superiore. Poi c'erano un tot di secondarie legate al cibo, tipo qua se ne hai 100 lo puoi fare. Questo l'avevamo già fatto. Qua lo puoi fare. Nuova combo della tavoletta Sheikah. Ah, ok, due pesanti invece che due dopo la leggera 1. Terra rubata. Cos'è uno scontro secondario? Proviamolo. Poi ripeto, ragazzi, ormai si è visto cosa serva la console mid-gen, cioè fai uscire una console mid-generazionale per facilitarti le vendite hardware. La console magari è più bella, ha dei nuovi colori, è più cool, è potenziata, fa girare meglio i giochi base, e allora ti spinge ancora di più le vendite hardware. Lo ha fatto molto con PlayStation Pro, lo ha fatto molto con Xbox One X, ne hanno vendute un po'. Ti spinge le vendite hardware quando l'hardware lo hai già in larga parte piazzato. Switch è una console che non è ancora al suo ciclo finale, perché andrà avanti, per come è fatta può andare avanti ancora moltissimo. Bam 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 bam. Wow. Mi piace moltissimo questa mossa in cui slitto. Comunque, 1, 2, 3. Ma se tengo schiacciato? Ah, mi fa la combo dopo, infatti. Sì, Link fa le combo in base a quanto premi poi la mossa dopo e cambia le combo in base a quello che gli fai schiacciare. Questi li eliminiamo. Shoryugen! Bombe, bombe, bombe. Devo stendere 300 di sti poveri stronzi. Mi spiace quasi per loro. Boom. È basato su una meccanica molto semplice, Link, cioè fondamentalmente ha delle combo dove la pesante è doppia e la seconda la puoi caricare, e la pesante doppia varia in base alla mossa che tu hai utilizzato durante la combo. Il fatto che tu possa caricarla ti permette poi di riposizionarla quando hai veramente bisogno di fare il culo ai nemici. Boom. Stasis. Lasers. Oh, chi mi sta sparando qua? Ah, ok. Qua c'è lui che posso utilizzare. Ok. Mi è sembrato molto comodo anche. Questo è un forziere. L'ho già aperto. Quanti me ne mancano?
250. Ci dovremmo pure essere vicini. Non mi sparate l'acqua, bastardi. Sì, lo so che sono a metà del tempo limite. Mi mancano i Lizalfos, però. Aia. Me ne manca solo uno. Ah, meno male, stanno arrivando. Ce l'abbiamo fatta. Link è letteralmente il personaggio base, ragazzi. Meccaniche fondamentalissime, cioè combo di quattro tipi, fondamentalmente con una diversa finisher. Se tieni premuto il tasto dopo la finisher, ha una seconda finisher pesante che puoi tenere premuta per fare un attacco alternativo. L'attacco varia in base alle sue combo. Fine. E poi hai gadget e ha la possibilità di fermare il tempo con l'arco nella paravela. Impa è un po' più complicata. Impa piazza durante le combo questi simboli che poi raccoglie in combattimento e che le permettono di creare dei cloni che poi può usare come attacco ad area. Fa delle combo appunto velocissime con tutti questi cloni e fa un botto di danno. No, questa è già potenziata. Zelda invece ha questa cosa che con le pesanti piazza determinati oggetti che poi gli danno, che poi hanno delle delle reazioni diversificate ad area. Abbiamo ottenuto una nuova combo con Zelda. Qua invece possibilità di incontrare i mercanti ambulanti. Abbiamo lo stallaggio. Compra trote, vendi cose. Questo cos'è? Aiuta, sì. Ci hanno dato grande gioia, ci hanno sbloccato. Puoi comprare. Questo mi vende del burro, della roba. Ah, è vero, Link può fare il parry con lo scudo. Gli altri personaggi schivano e basta. Link invece può anche parriare. Anche se posso già fare... Ho sbloccato un'altra combo con Link. No, ho preso un cuore in più. Vedete, le secondarie sono tutte basate su dei materiali e su determinati nemici che vi danno determinate ricompense. Villaggio degli Zora. Ecco, adesso posso... Ecco, cosa intelligente legata al gioco base, se non altro, è che vi dà libertà di scelta. Sta a voi scegliere dove andare prima. Se andare prima dai Gerudo, se andare prima dagli Zora, se andare prima dai Goron, o andare prima da Revali. Non lo so, ragazzi, cosa volete fare? Quale volete scegliere prima? No, qua mi mancano i materiali. Adesso lo posso fare, invece. Zora, dice l'Adepso. Altri voti? Qua ho sbloccato lo stallaggio. Zora, va bene. Tutti Zora, assolutamente. Posso scegliere solo due personaggi in squadra. No, tengo Impa. Sì, la demo non era un bello showcase. Era più instabile a livello di framerate. Non di molto, perché anche questa è abbastanza instabile a livello di framerate. Il gioco comunque non ha un framerate stabile e quello continua a essere un problema greve. Ma la demo non mi è sembrata un granché. Doveva essere, è la prima parte del gioco, eppure non lo so, probabilmente funzionava peggio, non lo so. Gioco ribane un Musou, ragazzi. Poi ripeto, magari tra i Musou è uno dei migliori Musou mai fatti. Rimane un gioco da sufficienza tirata, cioè è quello il punto fondamentale. Grazie per l'iscrizione, Mr. Stefano. Se lo valuti come action, è un gioco da sufficienza tirata.
Poi se ti piace il genere, lo trovi rilassante, lo trovi divertente, probabilmente è un must buy. Per me non lo è, ovviamente. Madonna, quanto cazzo è grosso lui. Re Dorefan. Sì, pensiamo tutti che Mifa sarà in grado di fare grandi cose. Ne è convinto anche sua maestà. Tuttavia, un compito importante come il controllo del colosso sacro porta con sé un enorme pericolo. Sarà che il cavaliere Chiesa uccisa il male è ancora a passo e non siamo pronti ad affrontare la calamità. Fish waifu! Fish waifu! Però vedo che non sei cambiato. Fish waifu, best waifu. Questo piccoletto è un guardiano. Che carino. Principessa Mifa! Un'orda di mostri è apparsa al Monte Tuono e minaccia il villaggio degli Zoro. E mio padre? Re Dorefan ha preso il comando e sta andando incontro a Lorda. È più alto, ma è sempre muto, esatto. Il principe Sidon non si trova con voi. Mio fratello, perché? Troppo mitico il principe Sidon. Best character, cazzo. Best bro. Fish bro e fish waifu. Gli Zoro li hanno fatti proprio belli in Breath of the Wild. Sono i best personaggi. Sì, sì, le cazzine sono fatte da Dio, ma d'altronde credo che la storia del gioco lo abbia seguita Nintendo, perché su queste cose sono molto fiscali. Storia e personaggi li segue sempre Nintendo nei giochi che usano i personaggi Nintendo, ragazzi. Su questa roba qua sono super fiscalissimi. Ok, posso usare Mifa? Ci penso io. Mifa! Come funziona? Ha un tridente. Schiva in modo molto... ok. Attacco risalita della cascata. Cioè... ah, mica, si lancia in aria a piacere, lei? Si teletrasporta, porca vacca! Pam, 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 pam. Si teletrasporta e crea questi cosi mentre attacca, dove può poi teletrasportarsi. Molto figa come cosa. Vedete, piazza questi torrenti da cui poi può teletrasportarsi. Bam bam bam. Bam 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 bam. Mi ha colpito. Non sto capendoci più un cazzo in questo preciso istante, devo dirvi la verità. Beh, lo Shaman X elettrico non è immune all'elettricità. La telecamera ogni tanto sfasa completamente, eh. La telecamera ogni tanto sfasa completamente. Cioè, a livello tecnico, comunque, queste sono cose che andrebbero curate molto meglio. Oh, che... ma che figata! E se tieni premuto l'attacco pesante? Sto cercando di capire come funziona, perché il problema è che non vi danno un tutorial con le meccaniche dei personaggi, ragazzi. Quindi fondamentalmente vi adattate un po' per i cazzi vostri. Fatemi piazzare.
Vedete, può fare combo aereo o attacchi pesanti. Ok, adesso il punto debole ha funzionato. Abbiamo salvato il capitano Zora. Posso cambiare personaggio e andare subito dall'altro. Ecco, vedete, una cosa positiva, se non altro, è che adesso... Che l'IA, che normalmente è una merda totale in questi giochi, ma proprio devastante... Almeno a sto giro l'hanno fatta in modo che si piazzi sempre dove deve andare. No, devo farla con l'arco, esatto. Sono molto fastidiosi gli Shenanix perché stanno in aria. E sparano. Però se gli scombi la faccia muoiono anche loro, come degli stronzi. Oh wow, era una cos'era, una mela piccante quella. Sì. Non credo di poter schivare in aria, quindi... chissà se così... Sì, lo prendo perché sono sul... Vedete, se usate il ghiaccio, lo colpite. Se non altro gli hanno messo degli pseudo-counter. Tra bombe e cose varie. Anche le bombe gli fanno molto male. Non dovrebbe mancarmi molto, in realtà. Eccoci qua. Sì, poi è bello perché con gli altri personaggi fai determinate cose. I simboli di cosa li vedi in alto a sinistra, li vedete ragazzi? Quando li hai caricati tutti e tre, lei ha tutti i cloni e può fare tutte le sue combo matte spettacolari. Sì, va assolutamente giocato a difficile se vuoi un minimo di validità action. Però a difficile ti aumenta anche il giramento di cazzo, ragazzi, per un semplice motivo. Perché quando un frame rate di un action non è stabile e ti dà problemi, purtroppo fai fatica a rispondere alle manovre degli altri. Abbiamo un nuovo obiettivo. Sconfiggi il Grublin elettrico. Lo vedo in mappa, sì. Chi è la più vicina? Link. Mi fai qua. Andiamo a picchiare il Grublin elettrico. Ho sbagliato. Quello lì è il Grublin elettrico. Ok. Bam. Non ha funzionato qualunque cosa io abbia fatto qui. Elettricità contro il... Non fa molto contro il Grublin elettrico l'elettricità. Vedete quello che vi sto dicendo? Che io sto provando a fare le schivate. Dai ordine ai compagni. Mifa. Sì. Seleziona. Ordini. Impa. Qua. È quello che vi dicevo, ragazzi. Questa qua è la cosa figa. Che potete dare gli ordini ai compagni e
andarli a piazzare verso i nemici, così poi ve li cavate dal cazzo più velocemente. Capitano Zora è salvo? Sono tanti, eh? Capitano Zora muore come uno stronzo, come giusto che sia. Lo so, ragazzi, ma non ci posso fare molto. Cioè, posso dare ordini a Link adesso. E dirgli di andare qua, ma... alla fine, se non li uccido io, i capitani Zora non fanno sicuramente un cazzo. Sì, sì, arrivo. C'è Zelda che sta combattendo qua. Ok, l'abbiamo steso. Ok, Mipha è arrivata qua. La capitano Zora che sta morendo come uno stronzo. Bombe, bombe ad aria. La faccia del cazzo. Fa dei comboni allucinanti lei, ma... fai una gran fatica a gestirla in mezzo a tutto sto bordello. Super! È velocissima Mipha e fa delle botte ad aria che bastano la metà. Link dove cazzo è adesso però? Allora... vedete che si velocizzano tanto le missioni col fatto che potete mandare i personaggi dove devono essere mandati? Mentre io scatto con Link e lo mando in una zona sensata. Sono d'accordo, Mr. Stefan. Però guarda che non è il primo Musou che ha problemi di frame rate questo, eh. Anche qua ci sono problemi di frame rate e sono abbastanza evidenti. Ma quasi, è brutto da dire, ma buona parte dei Musou usciti hanno sempre avuto problematiche di frame rate. Buona parte, perché purtroppo i Musou sono giochi che hanno sempre puntato alla quantity over quality. Sia dei nemici che delle proprio della grafica. E non c'è cazzo che tenga. Continueranno a farlo in eterno. Mipha sta prendendo dei gran schiaffi. Quando, ecco, la roba positiva, se non altro che quando... Surf! Bam 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 bam. Bombe. Super. Morto. Quale manca? Ok, ci ho messo Impa. Vedete, questa cosa qui è davvero brillante comunque.
Cioè il fatto che... Minchia, la bomba di Impa sembra rottarella solo a me. Ok, ho la super. No, no, quando ti giochi... Quando giochi Musou... Io ne ho giocati tanti, come vi ho detto, ragazzi. Quasi tutti i Musou hanno sempre problemi di frame rate, purtroppo. Perché... Non stanno a fare grande gestione del... Sanno anche loro cosa, con cosa hanno a che fare, per quanto non lo ammetteranno mai. E si rendono perfettamente conto che non hanno bisogno dei 60 fps, perché la maggior parte delle persone li giocherà sempre per fa bordel, fondamentalmente. E quindi non hanno bisogno del tecnicismi di un Devil May Cry o di quel tipo di precisione lì. Da questo punto di vista il comparto tecnico viene spesso trascurato. Io non stavo mirando questo, comunque stavo mirando il grublin elettrico, ma vabbè, è esploso lo stesso almeno. Grazie per il forziere. Adesso? Sì. Quindi? Ok, devo andare qua su. Fortunatamente c'è già Impa. No, ragazzi, come ho già detto un sacco di volte, il Musou che mi sono goduto di più nella vita è sempre stato Warriors Orochi, per lo stesso motivo per cui mi piace Genshin Impact. Perché è un Poké Musou. Cioè, è un Musou dove tu hai una squadra di più personaggi, come qui, in realtà, ma... Dove i personaggi vengono... Ah, ma Sidon è un bimbo! È un bimbo qui! Oh merda, contro un listicosi, peraltro. Questo è un boss. Dicevo, perché è un Poké Musou, ma dove i personaggi non sono di una serie sola, ma sono di tutte le serie dei Musou. Tra l'altro il 3 era quello che mi era piaciuto di più in assoluto, perché era anche... aveva anche Ninja Gaiden. Aveva anche il Ryu Hayabusa tra i personaggi utilizzabili, che era una figata, obiettivamente. Buono, Linel. Para, no, schivalo, grazie. Madonna, la telecamera, la telecamera, la telecamera, figlio mio. Meno male che Impa è sgreve. Pep. Ammazzate. Fermatelo. Vedete, questo utilizza un sistema simile da molti punti di vista a quello che si è visto in Warriors Orochi. Cioè, voi avete un team di personaggi, tutti con le loro abilità, e questo migliora enormemente il titolo, perché ovviamente lo rende molto più divertente. Non l'ho schivato, però con la telecamera che c'è non è che sia propriamente una passeggiata, perché non sono giochi calcolati per il targeting i Musou, ragazzi. E quindi se te lo danno, la telecamera non capisce più un cazzo. Oh merda. Contrattaccone, l'ho schivata. Loro due non l'hanno schivata, io sì. Bram. Lasers. Sì, l'hanno proprio fatto spugnoso. Tre... Contrattacco. Però, come i Lynel veri, ragazzi, se li contrattacchi gli rompi il culo. L'importante è contrattaccare i loro attacchi. Che non è quello che ho fatto io adesso, sinceramente. Preso la... Ehi, ehi, ehi! No, quella cosa lì non funziona. Non l'ho contrattaccato stavolta. Neanche stavolta, pensavo di sì.
Ok. Pensavo di avergli rotto l'armatura, invece non ce l'ho fatta. Ai 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 ai. No, non l'ho rotta. Forse però con le bombe ce la faccio. Sì. Grazie per l'iscrizione, Pug. Oddio. Mi sono messo a fargli il rodeo. Perfetto. Sì, sì, me la ricorderò la roba dei Musu, ragazzi. Me la ricorderò. Faremo anche degli altri Musu. È comunque più interessante che fare un gioco solo. Sidon. Che carino, Sidon Chibi. Che era già così da piccolo in realtà. Cazzuto e col sorrisone. Che succede? Vedete, anche questa qua è la cosa che arricchisce il gioco. Comunque, narrativamente si saranno inventati pure la minchiata degli universi alternativi, viaggi nel tempo e quant'altro. Ma se non altro è collegato a Breath of the Wild. Breath of the Wild non aveva una narrativa molto strutturata, ma aveva comunque dei personaggi molto belli. Una bella ambientazione e quant'altro. Quindi comunque se ti è piaciuto Breath of the Wild, questo un po' ti tira dentro per i suoi personaggi, per la narrazione aggiuntiva. Questa che spada è? Ah, spada Zora. Chissà se è meglio di quella che ho su Link. Martello de ferro. Per chi? Elmo Zora, questo per la principessa, sicuramente. No, mi sa che è proprio per Link. Però come vi dicevo, ragazzi, tra i Musu è quello che applica più cose giuste applicate negli anni di Musu, cioè team con più personaggi, switchabile, con varie abilità, tutti personaggi molto diversificati e diversi da usare, con abilità specifiche, crafting ed equipaggiamenti da GDR, mazza laser, qua mi sa che mi fai andata sull'elefantone così a naso. Yes. E beh, già solo che c'ha Zelda nel nome, BD Silma vende. Però il problema è quello, ripeto. Sensore di movimento? Sì, ok. Ah, posso usare i colossi? Vediamo, come vi dicevo, poi anche la questione che puoi sulla mappa riposizionare i tuoi alleati per velocizzare il completamento degli obiettivi, switch da un alleato all'altro istantaneo, sono tutte cose molto belle che sono state applicate negli anni ai Musu e li hanno negli anni migliorati, fino a un certo livello, ovviamente è un'asticella molto bassa, ma li hanno migliorati. E in sto gioco ci sono tutte. Anche il targeting per i boss e per i nemici difficili, che ti rende comunque tutto un po' più tecnico, c'è tutto. Però ha un problema gravissimo, che è il frame rate che non regge i 30 fps, che in un action è drammatico. Io comunque sto usando il pad, non sto usando i sensori di movimento, quindi come cazzo faccio? Sono su un elefantone adesso. Così ho la barriera. La Madonna, ok. Ho l'impressione che le truppe di Ganon non ce la faranno. E poi? Credo che questa battaglia sia un po' dalla mia parte, vi dico la verità. Sì, no, credo di essere in leggero vantaggio. Uh,
Ma proprio leggero, eh. Questa mossa mi dà pure l'invulnerabilità. Ho ucciso 1000 grublin. Chiamate il WWF. Mi sento quasi male per loro. Mossa speciale. La faccia d'oga... va bene, ok. Ok. Non è un po' eccessivo, ragazzi, come mossa speciale questa? No? No? Tutto ok? Tutto ok per voi? Va bene. Come cazzo hanno fatto a perdere contro Ganon con queste cose qua, scusatemi? Come lo può spiegare, per favore? Ma tra l'altro, se continuo a farmi lo scudo sono quasi invulnerabile, cioè... Comunque per voi continua a essere tutto a posto, no? Ci sono i Lynel. C'era un Lynel. C'era un Lynel, povero stronzo. Ora non c'è più. Ma lo scudo lo posso tenere perennemente su. Ah, è vero che avevano preso il controllo dei colossi, sì. Qua devo fare intercettazione. Sono invulnerabile durante sta mossa. Tra l'altro tra un po' ho ancora la super. Voglio vedere come fate, mo. No, ma tranquilli, eh. Tranquilli. Questi sono ancora vivi, però. Erano ancora vivi. Sì, ma puoi sparare con lo scudo sopra. Cioè, vorrei capire... Questa fase... Che difficoltà dovrebbe avere. Puoi tenere acceso lo scudo e continuare a sparare e fare le super... Fare le super mosse. Cioè... Oh Cristo santo, cioè come fai a perdere in sta fase? Avrei anche potuto non usarlo lo scudo. Jack, non benissimo vanno gli FPS purtroppo. Ci sono ancora dei cali abbastanza pesanti qua e là. Durante l'azione si mantiene abbastanza stabile. Nei primi livelli dà più problemi. Poi le cose migliorano ma non diventano mai superlative. Ah, i missili con le reti sono pure a ricerca, benissimo. Bravo Ciccio. Ti chiedo solo... Lo sa, vabbè. Ecco, gli chiede l'unica cosa che poverina non riesce a fare. Sidon da proteggere assolutamente, assolutamente sì, Mukashi. Sidon l'hanno fatto troppo kawaii, però ripeto, Mipha era già il personaggio più kawaii. Abbiamo Mipha. Sbloccate varie secondarie in giro. Una colpisce, tra l'altro, giustamente. Le musiche sono molto belle. Questa qua colpisce. Non ho la noce di palma. Probabilmente la posso comprare da qualche parte. Qua. Ci servono altri ricercatori. Sbloccati. Sensore Sheikah. Puoi cercare i materiali necessari per le mini... Ok. Anche qua. Così mi sbloccano il campo di addestramento per... Oh, ok, qua posso far avanzare di livello i miei compagni. In questo caso Zelda. Non costa neanche molto per farli salire di livello.
adesso probabilmente andando avanti probabilmente le cose si fanno più complesse. Badiru. Allenamento virtuale, ok. Grazie per l'iscrizione. Questo qua è già più sensato, nel senso che puoi allenarti con i vari personaggi e vedere esattamente cosa fanno. Almeno adesso si è sbloccata un po' di roba. Va bene, per salvare qua come cazzo si fa? Menu. Opzioni. Salva. Va bene. Ragazzuoli, gli abbiamo dato un'altra chance. Come detto, se lo valuti come Musou non è assolutamente male, se lo valuti come gioco ha dei bei problemi, come tutti. Quest'ora è volata, assolutamente, sì, come no. Anche se usi solo lui puoi livellare gli altri, sì, assolutamente, Dracoon, così puoi usare soltanto uno. E di che Darkman Returns, pensa, la tesi è più importante. Ragazzi, stasera alle 8 chiacchiere, come al solito, io vi ringrazio per essere stati con me, non numerosissimi, meno di 200, ma comunque, vabbè, si sapeva, mi aspettavo un po' più di numero per vedermi soffrire con un Musou, devo dirvi la verità, ma va bene lo stesso, vi si vuole bene come sempre, siete comunque sempre un sacco, un bacione a tutti, grazie a tutti per le iscrizioni, follow, ci sono state un sacco di iscrizioni in realtà in questo live, nonostante il numero di persone più basso del solito. Allora, stasera non Pregenza Dice, stasera chiacchiere, Pregenza Dice ricomincia domani sera. Un bacione e alla prossima. Ciao ciao ciao.